Ciao a tutti e benvenuti anche oggi per il nostro allenamento quotidiano. Io sono Katrin dello studio.k di Bolzano. La nostra lezione oggi sarà di intensità 3, prevede una parte di riscaldamento iniziale dove lavoreremo sulla percezione corporea, il miglioramento del tono addominale e poi ci sarà una parte specifica di tonificazione delle gambe. Ci serve uno yoga block, oppure se non avete uno yoga block potete prendere anche un libro o qualcosa di rialzato, di modo da fare la prima parte del nostro lavoro sul respiro in una posizione seduta e comoda. Quindi ci portiamo seduti sullo yoga block o sul nostro libro. E andiamo a percepire l'appoggio dei nostri ischi. Potete tenere le gambe in posizione diamante oppure anche le gambe incrociate, quindi trovate una posizione che sia comoda per voi e andiamo a portare le mani sulla gabbia toracica e andiamo a fare qualche respiro laterale. Quindi mi inspiri dal naso e vai ad espandere bene la gabbia toracica. E quando espiri dalla bocca, senti la gabbia toracica che si chiude. Inspiro dal naso e fuori l'aria dalla bocca. Inspiro e fuori l'aria. Vai a percepire le costole che si espandono lateralmente e la gabbia toracica che si apre come un ombrellone. E fuori l'aria si chiude e lo facciamo un'ultima volta. Inspiro, espando la gabbia toracica. E fuori l'aria, la gabbia toracica si chiude. Ora andiamo a posizionare la nostra mano destra qui sulla gabbia toracica, vicino all'ascella, e la mano sinistra la portiamo dietro la testa. Andiamo in inclinazione laterale. Inspiro, porto il gomito sinistro al soffitto e mi appoggio sulla mano destra e fuori l'aria, ritorno al centro. Ancora, inspiro, il gomito va su al soffitto mentre mi inclino e fuori l'aria, ritorno. Forse riesci ad immaginare di respirare a sinistra? Quindi portare l'aria il più possibile nel lato che andiamo ad aprire ed ancora inspiro, allungo ed inclino e fuori l'aria, ritorno. E adesso quando butti fuori l'aria, aiutati con la tenuta addominale, ovvero inspiro, allungo e quando butti fuori l'aria, attiva la muscolatura addominale da questa parte per tornare. E un'ultima volta inspiro e fuori l'aria, attivo l'addome. Per ritornare. Ora andiamo a poggiare la mano qua dietro sulla zona del rene, mentre l'altra mano la poggiamo qua sopra, subito sotto la clavicola e andremo in rotazione, ovvero andiamo verso destra, inspiro e ruoto e fuori l'aria, ritorno. Inspirando mi ruoti e pensa ruotando di avvitarti al soffitto. E fuori l'aria, ritorno. E quello che mi piacerebbe che voi andaste a percepire è questa apertura fisarmonica della gabbia toracica, inspiro e fuori l'aria. Quindi pensa alle costole che sono qua vicino alla mano che sta dietro, sono collegate al bacino, mentre le costole superiori vengono insieme alla tua mano destra e vanno lontane in rotazione. E fuori l'aria. Quindi l'idea è proprio di aprire in modo tridimensionale la vostra gabbia toracica e mi ritorni un'ultima volta. Inspiro, le costole posteriori rimangono collegate al bacino, mentre quelle superiori vanno con l'osso sterno. E mi ritorni. Andiamo a fare tutto dall'altra parte. Quindi mano sinistra vicino all'ascella, mano destra dietro la testa ed inspirando gomito destro al soffitto, inspiro e fuori l'aria, ritorno. E di nuovo gomito al soffitto, espando bene la gabbia toracica, uso gli addominali per ritornare. Espandi il torace lateralmente e respiri a destra. Uso l'addome e ritorno. Ed ancora, inspiro, espando, fuori l'aria e ritorno. Un'ultima volta, allunga il soffitto, espando il torace e fuori l'aria, ritorno. Mano destra, l'appoggio sul rene, mano sinistra invece l'appoggio qua,
sotto la clavicola destra. Ed inspirando, pensa, le costole posteriori rimangono connesse al bacino mentre ruoti e fuori l'aria ritorni. E senti quanto si distanziano le tue mani. Inspiro, ruoto e fuori l'aria ritorno. E prima vai con l'osso sterno, inspiro ed infine la testa, di modo da avvitare bene tutta la colonna vertebrale. E ancora, inspiro, le costole posteriori rimangono connesse al bacino e con le altre si spostano il più lontano possibile. E ritorno un'ultima volta, inspiro, ruoto ed infine la testa e fuori l'aria, ritorni. Bene, e così da qua ci andiamo a portare. Io mi giro verso di voi, ma portiamo, ovvero mi porto di lato, portiamo le gambe davanti a noi, piedi bene in appoggio a terra e mani qua sulle tibie, di modo da raddrizzare la schiena. Bene, andiamo a mobilizzare il bacino, ovvero al prossimo espiro mi scavi l'addome, ruoti il bacino all'indietro e ti siedi subito dietro agli ischi, creando un'ampia curva C dalla sommità della testa al coccige. Dammi attività addominale, inspirami nella schiena, quindi qua dietro e fuori l'aria. Mi scavi l'addome bene e mi usi anche la muscolatura della schiena per riportarti verticale. Quindi fuori l'aria, pensa l'osso pubico va verso l'osso sterno, ti siedi dietro agli ischi, rimani, inspira nella schiena. Fuori l'aria, uso la muscolatura della schiena per riportarmi verticale, ma non perdo l'attività addominale. Ancora, fuori l'aria, scavo l'addome, mi siedo dietro agli ischi, respiro nella schiena, inspiro. Fuori l'aria, usa la muscolatura della schiena per riportarti verticale, cresci verso l'alto. E un'ultima volta, fuori l'aria, scava l'addome, pausa un attimo qui. Attenzione che in questa posizione la zona che noi cerchiamo di strecciare è la zona lombare, non la zona toracica, quindi sempre via le spalle dalle orecchie, il che vi garantisce che qua sopra non si vada troppo a curvare la schiena e poi inspirando ci riportiamo verticali. Bene, togliamo il nostro sostegno e andiamo a fare tutto senza il sostegno, ovvero aumenteremo il nostro movimento. Mi inspiri. Al prossimo espiro, sempre scavando l'addome, ti siedi dietro agli ischi. E ora possiamo andare un pochettino più in giù, ovvero andiamo a portarci al centro del nostro osso sacro. Quindi potete anche toccare, qua dietro c'è un osso rigido. Quindi apriamo di più l'anca, inspiro, ti puoi tenere anche qua, fuori l'aria, puoi flettere i gomiti per aiutarti a risalire e di nuovo usando la muscolatura della schiena raddrizzo la schiena e di nuovo fuori l'aria scavo l'addome, prima mi siedo dietro agli ischi, poi apro l'anca e vado ad appoggiarmi all'osso sacro, inspiro, pausa, fuori l'aria intensifica l'attività addominale. Torno su e poi inspirando raddrizzo la schiena. Ancora fuori l'aria. Prima mi siedo dietro agli ischi, costruisco la mia curva C. Poi mi vado ad appoggiare sul sacro. Pausa, inspiro sempre nella schiena. Fuori l'aria, chiudo l'inguine e poi raddrizzo la schiena. Adesso andremo più giù, ovvero fuori l'aria. Prima mi siedo dietro agli ischi, poi mi appoggio al sacro come prima. Però adesso andiamo un po' più in giù, ovvero andiamo sul cinturino del pantalone. Inspiro, respiro nella schiena, fuori l'aria. Prima sono sul sacro per risalire, poi dietro agli ischi ed infine raddrizzo la schiena. Di nuovo, fuori l'aria. Prima mi siedo dietro agli ischi, poi vado sull'osso sacro, infine cinturino dei pantaloni. Pausa, inspiro. Fuori l'aria intensifica l'attività addominale. Prima vai sull'osso sacro, dietro agli ischi e poi ti porti verso verticale sugli ischi. Scendiamo ancora un pochino, ovvero fuori l'aria dietro agli ischi. Vado sul sacro,
cinturino dei pantaloni e adesso zona ombelico, quindi ho tutta la zona lombare in appoggio a terra, di nuovo inspiro, fuori l'aria. Prima vado sul cinturino dei pantaloni, poi l'osso sacro, poi dietro agli ischi ed infine raddrizzo la schiena. Spero che voi lo sentiate come lo sento io, fuori l'aria dietro agli ischi. Mi porto al centro del sacro. Cinturino del pantalone, scendo giù fino alla zona ombelico, tengo ed inspiro e adesso per salire piano, non hai fretta, fuori l'aria, prima cinturino del pantalone, poi osso sacro, up, e poi dietro agli ischi ed infine raddrizzo la schiena, vado a divaricare le gambe e qua ti aiuti bene con le mani per raddrizzare bene la schiena e ora libero il braccio più vicino a me, inspirando lo porto su e cresco con la schiena fuori l'aria, ruoto ed inspiro, pensa schiena dritta e fuori l'aria, ritorno, braccio più lontano da me, inspiro lo porto su, fuori l'aria lo porto dietro ed inspiro sale il braccio, fuori l'aria, ritorno, un'altra volta, inspiro braccio, fuori l'aria e ruoto appoggio, inspiro braccio, fuori l'aria e ritorno, ancora, inspiro sale il braccio, fuori l'aria e ritorno ed inspiro sale il braccio e fuori l'aria, braccio rimane qua teso, porto tutte e due le braccia tese davanti a me, andiamo in rotazione, fuori l'aria ruoto ed inspiro centro, vado dall'altra parte, fuori l'aria ruoto. Così come abbiamo fatto all'inizio, pensa le costole posteriori rimangono connesse al bacino, quindi l'ischio rimane giù e invece le costole superiori vanno insieme all'osso sterno. E ritorno e fuori l'aria ruoto e pensa sempre di crescere verso l'alto. La prossima volta che ruoti verso di me, ti fermi qua, riporti le ginocchia al soffitto e adesso scendiamo giù come prima. Ti siedi dietro agli ischi, sul sacro, cinturino dei pantaloni. Ombelico, inspiro, fuori l'aria, cinturino, sacro, dietro agli ischi, ritorno verticale, centro. Ora di nuovo ruoto, fuori l'aria, ischi, sacro, cinturino e ombelico, inspiro, fuori l'aria e risalgo gradualmente, hop, e ritorno al centro a schiena dritta, ancora due volte, fuori l'aria. Ischi, sacro, cinturino e ombelico, inspiro, pausa, fuori l'aria, cinturino, sacro, dietro agli ischi e ritorno al centro l'ultima volta e fuori l'aria. E mi scendi dietro fino all'ombelico, inspiro, pausa, intensifico l'attività addominale e mi riporto su altro lato. Fuori l'aria ruoto e vado dietro gli ischi, sacro, cinturino, ombelico, inspiro, pausa, fuori l'aria 1, 2, 3 ed inspiro, centro e fuori l'aria ruoto. Ischi, sacro, in cinturino, ombelico, inspiro, pausa e vai, 3, 2, 1 e ritorno al centro e ancora fuori l'aria e scendo, ischi, sacro, cinturino, ombelico, inspiro, pausa e vai, cinturino, sacro, ischi. E ti riporti al centro, torni verso di me e ruoti fuori l'aria. Di nuovo mi scendi 1, 2, 3, 4. Ora inspirando ruoto dall'altra parte, risalgo. Cinturino, sacro, ischi e ti riporti al centro, via da me, fuori l'aria. E scendo 1, 2, 3. 4, inspiro, ruoto, fuori l'aria 1, 2, 3 e 4, centro, l'ultima volta, fuori l'aria, scendo 1, 2, 3, 4, inspiro, ruoto, fuori l'aria 1, 2, 3, 4, ti riporti al centro e così da qua mi articoli.
un segmento dopo l'altro e ti vieni a portare giù, sdraiato supino, mi avvicini i talloni ai glutei e mi porti le braccia lungo i fianchi. Abbiamo lavorato molto in flessione, adesso i ponti li faremo a schiena diritta. Quindi mi ancorate bene le braccia, pensa alle ginocchia che vanno verso i piedi, verso le dita dei piedi, e al prossimo espiro mi sali senza articolare, quindi tutto d'un pezzo. La schiena è dritta, lavoro del gluteo, della muscolatura posteriore delle gambe, e ora quando scendi la chiusura è qui, quindi sono gli inguini che si chiudono, quindi chiudo l'angolo dell'anca. E di nuovo fuori l'aria, sali e apri l'angolo dell'anca, mantieni però la connessione osso pubico-osso sterno e le costole connesse al bacino. E poi scendi, quindi senza articolare, fuori l'aria mi sali, pube connesso all'osso sterno. Ed inspiro, scendo. Ancora, usa le braccia che ti aiutano a salire e a mantenere le spalle ben ancorate a terra e ritorno a terra e fuori l'aria sali ed inspiro scendo ancora pensa alle ginocchia che vanno lontane e riporto giù la gamba più lontana da me la porti al petto e la tieni con tutte e due le gambe con tutte e due le mani pardon e questo ti porta un po' in retroversione del bacino. Ora l'altra gamba sarà la gamba al lavoro, questa gamba rimane al petto. Al prossimo espiro mi sali di nuovo a schiena diritta, sali su, pensa al ginocchio che va lontano e poi scendo giù di nuovo. E di nuovo fuori l'aria sali e cerca di usare bene questa gamba qui che sta a terra e ritorno giù. E di nuovo fuori l'aria sali ed inspiro scendo. E ancora mi apri l'inguine, non c'è bisogno di salire così tanto, quindi attenzione a non spingere via la gamba e mi scendi giù. E ancora uso bene la gamba che sta a terra per salire e ritorno giù e spero che lo sentiate bene. Lavoro qua dietro, salgo e ritorno giù l'ultima volta e vai, sali, apri l'inguine e riporto giù. Mi cambi subito le gambe, quindi tira questa gamba al petto di modo che il lavoro sia con la solo di una gamba. Pensa al ginocchio, fuori l'aria che va lontano e ritorno giù. Ancora, ginocchio lontano e salgo e ritorno giù. E ancora, controlla che la gamba rimanga allineata con il centro del tuo inguine, che non scappi a destra e a sinistra, fuori l'aria, e riaccompagno giù, ancora, fuori l'aria, sali, apri l'inguine, e ritorni giù, ancora vai, e sali, e riporto giù, un'ultima volta, e mi sali, e riporti giù, e vai. Fuori l'aria e riporto giù. Mi riporti i piedi a terra, mi vai a portare le braccia tese lunghe dietro, le tieni vicino alle tempie, inspiro e fuori l'aria, braccia lungo i fianchi. Ancora, apro bene le ascelle, controlla che la gabbia toracica rimanga in appoggio a terra e riporto le braccia lungo i fianchi e di nuovo inspiro, porto le braccia dietro. Adesso espirandomi apri le braccia lungo i fianchi, mi disegno un ampio cerchio e di nuovo inspiro, fuori l'aria, l'ultima volta inspiro e fuori l'aria, mi riporti le braccia dietro, mi porti una gamba a tavolino, seconda gamba a tavolino, piedi e ginocchia unite e ora ti prepari per salire, inspiro, fuori l'aria, braccia, testa e busto, sali, inspiro, partono le braccia e poi gradualmente torni giù e fuori l'aria e mi sali. Inspiro, partono le braccia e poi torni giù piano. Fuori l'aria intensifica l'attività addominale, braccia e torno. Fuori l'aria sali e braccia, porto
poi ritorni giù. La prossima volta mi rimani qua su, appoggi le mani sulle tibie, via le spalle dalle orecchie. Ti soffermi per intensificare l'attività addominale e andiamo con 100, ne faremo 10 a gambe tese, 10 a gambe flesse, quindi braccia tese lungo i fianchi, via le spalle dalle orecchie e vai in 2, 3, 4, 5, fuori l'aria, 3, 4, 5, tese, 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 5, fletto, 2, 3, 4, 5, hop. 2, 3, 4, 5, teso, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori l'aria, 3, 4, 5, tese, 4, 5, fuori l'aria, 3, 4, 5, fletto, 3, 4, 5, gli ultimi, 4, 5, hop, 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 hop e pausa, mi fletti le ginocchia, mi riporti le braccia al soffitto e mi scendi giù con la testa e il busto, mi porti le braccia lungo i fianchi, apri le clavicole, ruota la testa a destra e a sinistra, mi vai a muovere il cranio bene sul tappetino e ruoto ancora, le gambe rimangono a tavolino perché le facciamo subito ripartire, quindi ti porti al centro, intensifico l'attività addominale, se hai bisogno di sostegno puoi portare anche le mani qua sotto, e al prossimo espiro usa la muscolatura qua dietro per spingere la gamba verso il basso e scambio fuori l'aria, in, e pausa, mi riporti le gambe a tavolino, porto di nuovo le braccia dietro, ti prepari di nuovo per salire, inspiro, fuori l'aria attività addominale e mi sali su, ora mi vai a portare, mantieni le braccia qua vicino, pardon, uguale il movimento, fuori l'aria, scambio, fuori l'aria, scambio, in, e controlla qua che il bacino rimanga immobile, quindi il movimento è solo nell'anca, tieni forte l'addome per tenere il bacino immobile, in, hop, fermo il movimento, mani sulle tibie, questa è la tua pausa, via le spalle dalle orecchie, intensifica l'attività addominale, usa le braccia per sostenere il busto e migliorare la tua posizione. Ora distendi le braccia in avanti, le tieni vicine, quindi le mani, via le spalle dalle orecchie, fuori l'aria, ruoto ed inspiro, ritorno. Come prima l'idea è le costole basse rimangono attaccate al bacino, quelle alte vanno con l'osso esterno e con le mani disegno una linea dritta e ritorno, la prossima volta ti fermi qui girato verso di me, la gamba più lontana da me la fai scendere ed inspiro, torno al centro. Vado dall'altra parte, fuori l'aria ed inspiro, fuori l'aria ed inspiro, inspiro, fermo il movimento, riporto le mani qua, ritrovo la mia posizione forte e poi libero le braccia, le porto su e mi ritorni a terra. Riporto un piede a terra, secondo piede a terra, braccia lungo i fianchi, di nuovo come prima mi sali in ponte ma articolando, questa volta una vertebra dopo l'altra. Mi sali, mi trovi la tua linea diritta dalle ginocchia alle spalle, mi intrecci le mani e le vai a portare sotto la schiena. Spingi con il pugno nel pavimento, apri le clavicole, le scapole si avvicineranno e siamo in appoggio bene sulle spalle. Mi vai in retroversione del bacino per intensificare. Adesso pensando al tuo peso che va sui piedi, quindi spingo il mio peso sui piedi, posso forse salire di più con il bacino. Quindi prova a salire di più, naturalmente se dà fastidio alla zona lombare,
trova il tuo limite senza dolore, quindi pain free. E adesso, se vuoi, puoi mantenere questa posizione qua, altrimenti puoi intensificare lo stretch negli addominali andando ad appoggiare le tue mani, zona cinturino dei pantaloni, e mi vai ad intensificare lo stretch, ma senza andare a perdere il tono addominale, quindi più forte il lavoro del gluteo, maggiore l'apertura degli inguini, la schiena acquisisce una posizione inarcata e il peso il più possibile verso i piedi per evitare lo stress sulla zona cervicale. E poi mi riporti le braccia giù e qua articolando bene un segmento dopo l'altro, zona toracica. E giù giù giù, una vertebra dopo l'altra, zona lombare, fino a riportarti in posizione neutra. Mi distendi una gamba, seconda gamba, piedi uniti, mi porti le braccia al soffitto e qui palmi delle mani che si guardano, mi porti le braccia dietro. Ci prepariamo per il roll up. Inspirando salgono le braccia, la testa e le scapole, fuori l'aria, intensifica l'attività addominale e ti riporti in posizione curva C, spalle sopra gli inguini, inspiro, fuori l'aria come prima, dietro gli ischi, mi siedo sul sacro, cinturino dei pantaloni, ombelico, e qui possiamo scendere naturalmente di più o dobbiamo scendere di più per riportarci supini, e di nuovo inspiro, testa, collo, scapole, fuori l'aria, intensifico l'attività addominale, vai ad articolare tutto i punti che abbiamo visto prima, inspiro, pausa e fuori l'aria, articola bene, dietro agli ischi, sacro, cinturino del pantalone, ombelico, costole, allacciatura reggiseno e poi infine collo e testa. E un'ultima volta inspiro, testa, collo e scapole, fuori l'aria, mi sali, mi allunghi in avanti e poi mi articoli un segmento dopo l'altro e ti vieni a portare verticale. Mi appoggi le mani a terra, piedi a martello e mi separi bene i piedi. Ok, mi porti le braccia mi porti le mani qua sull'osso sterno e ruotiamo verso di me, quindi fuori l'aria mi ruoti. Ed inspiro, ritorno al centro, stesso lato. Di nuovo, pensa alle costole posteriori che rimangono connesse al bacino e invece quelle superiori che ruotano e vengono verso di me. Ancora, fuori l'aria, ruoto. Ed inspiro, ritorno, l'ultima volta, fuori l'aria, rimango in questa posizione qui. Adesso la mano opposta la appoggio qua sulla coscia e l'altra mano la porto dietro. Quindi la mano dietro ti aiuta a mantenere la schiena dritta, questa sulla coscia ti aiuta a ruotare di più. E ovvero fuori l'aria ti aiuti per ruotare di più. Ed inspiro, torno un poco e pensa alle costole posteriori sono connesse al bacino, quindi l'ischio posteriore rimane giù mentre le coste superiori vanno in rotazione di più e ritorno l'ultima volta, fuori l'aria e ruoto ed inspiro, ritorno, ora la mano dietro. La solleviamo, appoggiamo i polpastrelli, di nuovo cresci con la schiena e adesso questa mano dietro ti spinge in avanti mantenendo la schiena dritta, andiamo a chiudere l'inguine e poi ritorno. Quindi ci andiamo a sedere davanti agli ischi, scendo a lungo a schiena dritta e ritorno un'ultima volta e vai a lungo, vengo avanti e ritorni, ti riporti al centro, porti le braccia su, un braccio torna, l'altro braccio torna, ti riporti al centro, ruotiamo dall'altra parte, quindi porto le mani qui, pensa all'osso sterno, al prossimo una mano la appoggiamo qua sulla coscia opposta, al prossimo espiro mi ruoti via da me ed inspiro, ritorni. La mano dietro ti aiuta per allungare la schiena, quella che sta sulla coscia ti aiuta ad andare in rotazione. E ritorno e pensa all'ischio più vicino a me, quello rimane ancorato a terra, non si muove. Fuori l'aria e ritorno l'ultima volta e vai in rotazione.
Ed inspiro, ora la mano dietro, porto le dita e i polpastrelli in appoggio, cresco con la schiena e la mano ti spinge per chiudere di più l'inguine, quindi vado a portare il mio peso davanti agli ischi e poi mi ritorni ancora. Fuori l'aria, spingo dietro e vado ad intensificare la chiusura dell'inguine e ritorno un'ultima volta. Fuori l'aria, ti porti in avanti. Ed inspiro, ritorni. E così da qua mi unisci le gambe, mi vai ad incrociare le gambe e ti vieni a portare in posizione di quadrupedia. Bene, e così qua facciamo la nostra serie di gambe. Pancia dentro, via le spalle dalle orecchie. Controlla bene che il tuo peso sia distribuito fra pollice e indice, quindi ancorali bene nel tappetino. E poi mi controlli che la testa rimanga in linea con la schiena e non perdi mai l'attività addominale. Ora affondo la gamba più lontana da me, la spingo giù nel pavimento e sento bene l'ancoraggio delle braccia e al prossimo espiro sollevo la gamba più vicino a me, la tengo piegata, angolo di 90 gradi, piede a martello. Ora facendo questo voglio da voi il lavoro del gluteo, fuori l'aria ed inspiro abbasso, fuori l'aria. Inspiro, attenzione a non crollare nella zona lombare e il bacino rimane stabile, quindi le tue spine iliache sempre sullo stesso piano ed inspiro, fuori l'aria. È come se sull'osso sacro avessi in appoggio un vassoio. Spingo ed inspiro, fuori l'aria. Inspiro, ancora su e ritorno, ancora su. E ritorno, l'ultima volta su e ritorno. Vado in apertura esterna adesso, apro, stesso principio, bacino stabile, voglio l'uso degli abduttori e ritorno. Quindi apro fuori e ritorno. Vai fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria. Inspiro, l'ultima volta riporto giù. Cammino un poco più avanti con le mani, controllo di mantenere le spalle via dalle orecchie, apro le scapole, fletto i gomiti, mantengo il mio peso in avanti e distendo e fletto i gomiti. E ritorno. E facendo questo mantengo le scapole aperte, cerco di lavorare in modo simmetrico con braccio destro e braccio sinistro. Inspiro, fletto, fuori l'aria, ritorno. Inspiro, fletto, fuori l'aria, ritorno. Ancora due e ritorno, ancora uno, ritorno. La prossima volta rimango giù. Quindi mi appoggio sugli avambracci. Ruoto i palmi all'insù, anzi non intreccio le mani, ma ruoto i palmi all'insù. Via le spalle dalle orecchie, pancia dentro, lavoro sempre con la stessa gamba. Vado a distendere la stessa gamba dietro, di nuovo trovo la stessa stabilità, uso il gluteo per far salire la gamba. Attenzione a non crollare nella schiena. E fuori l'aria, quindi forti gli addominali, scende la gamba. E hop, e scende. E vai, sale e usa bene la muscolatura posteriore della gamba e non ha importanza farla salire oltre la linea della schiena. E vai su e ritorno, ancora sale la gamba e ritorno e hop. Adesso combino il movimento di prima, ovvero sale, porto fuori, porto dietro, ritorno giù. Fuori l'aria, sale, porto fuori, riporto dietro. E giù e vai, sale, fuori, dietro, sempre stabili le spalle, sale, fuori, dietro e giù, ancora, sale, porto fuori, dietro e giù, l'ultima volta, fuori, dietro e riporto giù. Mi riporto in posizione di quadrupedia, di nuovo recupero spalle via dalle orecchie, di nuovo appoggio zona pollice secondo dito, trasferisco il peso sulla gamba più vicino a me e vado a portare la gamba più lontana da me su, flessa piede a martello. Quindi uso il gluteo per far salire di più e riporto giù. Fuori l'aria ed inspiro, fuori l'aria
Inspiro, controlla le spalle via dalle orecchie, ritorno, mantieni tono addominale, spinga l'iliaca sempre sullo stesso piano, hop, e ritorno, e vai, hop, e ritorno, ancora, sale, ritorno, l'ultima volta e vado in apertura fuori, e vai, mi apri e ritorni, controlla bene il tono addominale e cerca apertura laterale, e ritorno, e vai, hop, e ritorno, e mi apri, ritorni, e vai, hop, e ritorni, sempre controllo delle spalle via dalle orecchie, e l'ultima volta. E ritorno giù, mani più avanti, spalle via dalle orecchie, abduci le scapole come prima, fletto e distendo. Inspiro, fuori l'aria, usa i tricipiti, in e fuori l'aria, ed inspiro, fuori l'aria, ancora in, fuori l'aria, e in, fuori l'aria. Ancora, inspiro, cerca di tenere le scapole più larghe possibili e ritorno. La prossima volta ti fermi giù, mi ruoti palmi all'insù, spalle via dalle orecchie. Ora di nuovo affondo la gamba più vicina a me e vado a distendere l'altra gamba, via le spalle dalle orecchie e vai, lievita la gamba usando il gluteo e la muscolatura posteriore della coscia e scende e fuori l'aria sale ed inspiro, mantieni attività addominale, non la perdi mai ed inspiro proprio per evitare di crollare nella lordosi lombare e vai, sostieni la schiena ed inspiro, fuori l'aria. Ed inspiro, ancora sale la gamba, riporto giù e vai, sale e riporto giù. Adesso combino, sale la gamba, fletto e porto fuori, distendo dietro, riporto giù e ancora sale, fletto e va fuori, porto dietro, riporto giù e vai, sale, fletto, dietro e giù e vai, sale, fletto. Dietro ed ancora e sale, fletto, porto dietro e giù, l'ultima volta piego, porto dietro e riporto giù, riporto i palmi a terra, non perdo il tono addominale, distendo la gamba più vicino a me, via le spalle dalle orecchie, distendo l'altra gamba, mi porto in posizione di plank, mi inspiri. E ora fletto le ginocchia, appoggio le ginocchia a terra, appoggio i dorsi dei piedi a terra, piano piano appoggio le cosce, l'osso pubico, via le spalle dalle orecchie, faccio scivolare le braccia un po' in avanti e vado in estensione toracica e da qua mi torni, mi vieni giù e mi appoggi la fronte sui dorsi delle mani. Andiamo in estensione adesso, via le spalle dalle orecchie, mi parti dallo sguardo e un segmento dopo l'altro mi sali in estensione, apri il torace e fuori l'aria, mi scendi giù. Ed ancora, via le spalle dalle orecchie, inspiro e mi sali, estendi il torace articolando bene un segmento dopo l'altro e poi pensa di allungare per scendere giù e un'ultima volta via le spalle dalle orecchie, lo sguardo sale, quindi prima muovo la zona cervicale, poi quella toracica fino alla lacciatura reggiseno e alle costole più basse e poi ritorno giù. Mi vai a portare le braccia, le mani sulle cosce, le braccia sono attive, le spalle via dalle orecchie. Tengo le gambe unite, non perdo l'attività addominale. Prima cosa mi apri le clavicole di modo da andare a mantenere le braccia in linea con le spalle e adesso inspirando, pensa soprattutto al lungo dal coccige alla sommità della testa e lievito e fuori l'aria scendo. Ancora inspiro, allungo e salgo e fuori l'aria scendo. E di nuovo inspiro, allungo e salgo.
fuori l'aria, scendo e la prossima volta mi rimani su, mi ruoti i palmi delle mani verso il basso, allunga le braccia, come se avessi un mantello da aprire, porti le braccia fuori e poi riporto i palmi sulle cosce. Inspiro, allungo e apro le braccia fuori. Fuori l'aria, riporto le braccia sulle cosce. Dammi braccia lunghissime di modo da mantenere le spalle via dalle orecchie e riporto lungo i fianchi. La prossima volta le braccia rimangono fuori. Mi ruoti i palmi in avanti, pollici al soffitto, via le spalle dalle orecchie, sui pollici. Inspiro. Inspiro, su bene i pollici e palmi che guardano bene in avanti. Hop, hop, inspiro, fuori l'aria. Rimango piccoli cerchietti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio giro e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e pausa. Riporti le mani accanto al petto e da qua prima mi arrotondi la schiena, spingi con le ginocchia nel pavimento, scavo l'addome, mi porto dietro, cammino con un ginocchio avanti, secondo ginocchio, ti siedi dietro sui talloni ed infine mi distendi bene la schiena. Mi inspiri ed espiri. E poi gradualmente mi articoli un segmento dopo l'altro, vai a portare il tuo peso sugli avampiedi, mi porti il peso dietro sui talloni, appendi la testa giù e poi mi articoli un segmentino dopo l'altro e mi risali su. E ti vieni a portare verticale. Bene, piedi paralleli. Controlla che i piedi siano paralleli e andiamo a fare dei piegamenti sulle gambe. Mi fletti le ginocchia, il busto viene dritto in avanti e poi ritorni. Fletto le ginocchia, busto dritto e ritorni. Affondo i tacchi dietro, spingo e ritorno. E hop e ritorno. Inspiro, pensa di tenere il peso dietro bene sui talloni. Adesso per distendere le gambe è da qua dietro che cerchi la forza per distenderle. Ed inspiro, quindi spingi sui tacchi, fuori l'aria. Ed inspiro, scendo e ritorno. Inspiro, scendo, cambio la posizione delle braccia. Porto le braccia sopra la testa, schiena diritta. Osserva che le tue ginocchia siano parallele, fuori l'aria. Inspiro e fuori l'aria. Ed inspiro, spingi con i talloni e ancora in e fuori l'aria. L'ultima volta in e fuori l'aria. Mi vai ad unire i talloni, quindi tacchi contro tacchi e le dita appena separate. E qua mi fletti le ginocchia e distendi. Solo questo, inspiro e mi vai fino al tuo limite. Quindi vai a percepire a un certo punto si blocca il movimento. Quindi scendo giù finché percepisco che non c'è più movimento. Scendo e verifico sempre che le ginocchia siano in linea con le dita dei piedi e distendo e ancora scendo e distendo. L'ultima volta scendi e distendi. Adesso mi sollevi i talloni, mantieni i talloni appena appena sospesi da terra e uguale mi scendi giù, mantieni gli alluci a terra fin dove arrivi e poi mi distendi. E ancora inspiro, mantieni tacchi contro tacchi, mantieni la tua verticalità e fuori l'aria e distendi. Ancora inspiro, scendo e fuori l'aria, distendo. Inspiro, scendo e fuori l'aria, distendo. L'ultima volta e fuori l'aria, distendo. Riporto i talloni giù, riporto i piedi a terra e così inspirando mi porti le braccia su e fuori l'aria, le braccia scendono lungo i fianchi. Un'altra volta inspiro, salgono le braccia e fuori l'aria,
Riporto le braccia lungo i fianchi. Bene, e così con oggi abbiamo terminato. Grazie. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina di modo da ricevere tutte le notifiche e se il video vi è piaciuto potete mettere un like o lasciare un commento. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta.